Buongiorno e bentrovati. Oggi voglio fare la comparazione tra i pro e i contro che ci sono tra l'utilizzo delle rotoballe per il fieno e l'utilizzo delle reti. Faccio questa comparazione perché mi sono arrivate da parte vostra una serie di commenti in cui mi chiedete di approfondire un pochino la cosa e di dare altri consigli su come gestire al meglio la somministrazione di fieno durante l'arco della giornata. In particolar modo mi è stato richiesto anche di come poter gestire quelle situazioni un po' particolari dovute dalla presenza di cavalli che hanno problemi respiratori. Io, diciamo, ho diviso questa analisi, no, di queste due tipologie di situazioni, l'utilizzo della rotoballa e l'utilizzo delle reti, in tre parti. Nella prima parte faccio proprio una comparazione fra le due situazioni e nella terza parte l'ho lasciata per coloro che hanno dei cavalli con problemi respiratori, perché vi spiegherò un attimino com'è possibile fare in quelle situazioni. Allora, diciamo così, la rotoballa ha una serie di pro e una serie di contro. Il primo, pro che ha la rotoballa è che è di facile gestione, cioè io prendo la rotoballa intera, la piazzo nel mezzo al paddock dove ci sono i cavalli che possono andare a mangiarla e me ne dimentico, nel senso che in base al numero di cavalli che ho che si cibano di questa rotoballa posso stare anche 2, 3, 4, 5 giorni, 6 giorni senza dover andare di nuovo a mettere una rotoballa nuova. È chiaro che dovrò cercare di creare delle condizioni per cui questa rotoballa non mi si sciupi con il tempo. Mi spiego meglio: se io ho due cavalli che vivono insieme e metto la rotoballa nel mezzo al paddock, però questa rotoballa è lasciata alle intemperie d'inverno, mi si sciupa. Una rotoballa per due cavalli mi dura 15 giorni più o meno, poi dipende dalla dimensione della rotoballa. È chiaro che se io non predispongo un contenitore adeguato che mi possa permettere di proteggere la rotoballa, per esempio dalla pioggia, questa rotoballa nel giro di pochi giorni, soprattutto nel periodo invernale, mi si può deteriorare o comunque anche in alcuni casi diventare immangiabile. Quindi questo è il primo problema della rotoballa. Il secondo problema della rotoballa è che non possiamo regolare l'alimentazione, cioè io metto una rotoballa lì e poi chi vuole mangiare mangia, e quindi se ho la presenza all'interno dei cavalli che si cibano di questa rotoballa di soggetti che hanno una capacità di assimilazione molto alta, è chiaro che è possibile che mi trovi in breve tempo, dopo qualche mese, a avere dei cavalli obesi. L'altro problema è quello che non ho la possibilità di rendermi conto di quanto i cavalli stanno mangiando, no? Perché se io ho due cavalli che stanno mangiando la rotoballa e me ne vado, torno la sera, non mi rendo conto se questi due cavalli hanno mangiato quanto hanno mangiato. Caso particolare se ho un cavallo solo, no? Perché se ho un cavallo solo, se ho messo un quantitativo di fieno specifico, che sia per terra o che sia in una rete, comunque è un quantitativo di fieno predeterminato, io arrivo la sera e vedo che è finito, oppure arrivo la sera e vedo che è ancora tutto lì, e quindi da lì mi possono nascere le domande: il cavallo sta bene, non sta bene, c'è una colica in corsa, eccetera eccetera. Nel caso della rotoballa io questo feedback non ce l'ho, perché il quantitativo è talmente grande che non mi rendo conto se mancano 6, 7, 8, 10 kg di fieno oppure no. Il terzo problema che ci sono nell'utilizzo delle rotoballe è quello delle polveri. Ci sono delle rotoballe che sono molto polverose, dipende, non è un problema della rotoballa, è un problema che c'è anche sulle balle, quelle più piccole, ma fondamentalmente ci sono dei fieni che sono molto polverosi. Tutti i fieni contengono un po' di polvere proprio per loro natura, però ci sono dei fieni che ne contengono molto di più ed altri che ne contengono meno. È chiaro che utilizzando una rotoballa non mi rendo conto di quanto è polveroso, perché io prendo la rotoballa, la metto lì intera e poi dopo me ne vado, quindi non mi rendo conto, non è che la sfoglio, la sfaccio e ne prendo dei pezzi alla volta e quindi mi posso rendere conto se è polverosa o non è polverosa. La metto lì e poi dopo, alla fine, il cavallo cosa fa? Ci fa un buchetto nella rotoballa, inizia a mangiare per andare a cercare semini sempre più in dentro. E volgarmente si dice che sta in apnea dentro la rotoballa, no? Per cui respira con il naso nel mentre che mangia tutte le polveri che ci possono essere dentro la rotoballa stessa. Ovviamente questo è mitigato se noi mettiamo alla rotoballa una rete,
che permette di mangiare più lentamente, ma nello stesso tempo non permette di infilare il naso dentro. Ci sono delle reti apposta per le rotoballe che sono elastiche, quindi a mano che la rotoballa diminuisce di dimensione, la rete comunque rimane sempre costantemente attaccata alla sua superficie. Un altro aspetto sono i corpi estranei che possiamo trovare all'interno della rotoballa, perché il fieno spesso e volentieri è contaminato da tutta una serie di oggetti che possono esserci nei campi, che vanno dalle lattine, alle bottiglie di plastica, fil di ferro, spago, sacchetti di plastica, involucri di plastica delle cartucce utilizzate dai cacciatori. E c'è stato proprio un caso che mi è stato raccontato dal mio veterinario in cui un cavallo ha avuto una brutta colica proprio perché aveva ingerito una cartuccia di plastica sparata, ok? E quindi quella cosa noi non riusciamo, questa parte qua non riusciamo a verificarla perché non ci siamo dentro. Io ho messo la rotoballa lì, me ne sono andato e non mi rendo conto cosa c'è dentro, cosa troverà il cavallo a mano che mangerà sulla rotoballa andando avanti verso la fine della rotoballa stessa. Un altro aspetto importante da tenere in conto è che, per i motivi che ho detto prima, non è assolutamente adatto mettere una rotoballa a dei cavalli che hanno problemi respiratori, proprio perché, come dicevo prima, non sappiamo quanto è polverosa e ad ogni modo in tutto il fieno, anche quello più buono, un po' di polvere c'è, e se il cavallo mi mangia in apnea con la testa infilata dentro la rotoballa, è chiaro che se il cavallo ha problemi respiratori non vado altro che accentuare questi problemi. Passiamo adesso a vedere i pro e i contro che ci sono nell'utilizzo delle reti. Iniziamo intanto dal contro. Diciamo l'unico difetto che c'è nell'utilizzo delle reti è che la preparazione richiede del tempo. Mediamente per fare una rete, se uno è abbastanza veloce, ci vogliono almeno 3 minuti di tempo per ciascuna rete. Per cui se in un maneggio sono presenti 20 cavalli, ci vuole un'ora, se va bene, per fare le reti per tutte e 20 cavalli, considerando poi che 20 cavalli va somministrato sia la mattina che la sera, quindi sono 40 reti da fare, in questo caso sono 2 ore almeno per preparare tutte le reti e stoccarle in un posto dove non piova, in attesa che poi dopo vengano appese ai vari pali o supporti distribuiti nei paddock o nei box, insomma, o dove le andremo a mettere, a posizionare. Questo è il contro più importante che c'è nelle reti. Di rimando però ci sono veramente molti pro. Nell'uso della rete il primo pro è quella che noi facciamo una sorta di pulizia del fieno. Quando andiamo a prendere il fieno lo mettiamo nella rete, prima di tutto perché lo smuoviamo per metterlo dentro la rete, quindi buona parte della polvere, se c'è un po' di polvere, comunque va via. E l'altra cosa è che in questa operazione che noi facciamo di preparazione della rete, se ci sono dei corpi estranei all'interno del fieno li togliamo e quindi c'è una sorta di pulizia che viene fatta nella preparazione della rete. Un altro pro dell'utilizzo delle reti è quello del controllo più accurato delle quantità che vengono somministrate ai cavalli, perché chiaramente si vede subito a colpo d'occhio quanto fieno hanno mangiato i cavalli durante l'arco della giornata, e posso anche pesare eventualmente le reti se per alcuni tipi di cavalli particolarmente obesi o comunque che tendono all'obesità voglio dargli una dieta un pochino più stringente, per cui posso andare proprio veramente a dosare in maniera millimetrica il fieno che somministro, molto più facilmente che in altre maniere. Inoltre poi le reti sono adatte per cavalli con problemi respiratori, prima di tutto perché non ci infilano il naso dentro, come si è visto invece che può succedere nel caso della rotoballa senza rete, e poi anche perché possono essere in qualche maniera gestite diversamente in modo da favorire appunto la somministrazione del fieno a certi tipi di cavalli. E qui si arriva al punto finale, quello che vi avevo detto, in cui volevo parlare del problema dei cavalli che hanno problemi respiratori. Bene, ci sono varie soluzioni per cavalli del genere. Mi è stato proprio scritto in un commento da uno di voi che mi chiedeva come poter gestire in quelle situazioni in cui appunto ci sono cavalli con problemi respiratori la somministrazione del fieno. Ci sono vari sistemi, no? Molto spesso si sente dire di risolvere il problema dando semplicemente del fieno in wafer. A me personalmente non piace molto come soluzione, anche se capisco che in certe situazioni sia magari l'unica anche da attuare.
però non mi piace molto perché il croc o il fieno in wafer, come viene chiamato, è molto rapido da mangiarsi, per cui io o riesco a, mettendo dei distributori automatici o trovando altre soluzioni di questo genere, riesco a somministrarlo in orari predeterminati all'interno dell'arco della giornata per dargli comunque una copertura più vasta possibile, oppure diventa veramente deleterio perché io somministro una quantità la mattina in niente, praticamente in un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora massimo, il cavallo ha finito la sua quantità e poi dopo sta un tot di ore senza mangiare più niente. E questo non è, l'abbiamo visto nel video scorso, non è la situazione ottimale per il cavallo. L'altro problema che c'ha il fieno in wafer è che è ricco di melassa, anche laddove non c'è scritto sulle componenti, no, del cartellino che viene apposto sopra il sacco, in realtà la melassa c'è sempre, perché è un po' la sostanza che permette di tenere appunto in wafer il fieno stesso. E poi anche perché, come mi è stato spiegato in più di un'occasione da rappresentanti di ditte che lo producono, le macchine che producono il fieno in wafer sono, proprio per loro natura, sono lubrificate utilizzando la melassa, e quindi una parte di quella melassa poi dopo va a finire nel cibo. È poca, magari a volte può essere al di sotto anche del 2%, però la melassa c'è, e comunque la melassa è una componente molto zuccherina e che su certi tipi di cavalli, ad esempio cavalli scalzi, quindi senza ferri, può andare a compromettere la qualità dell'unghia, o anche altri tipi di cavalli, per esempio i cavalli che sono insulino resistenti, può comunque andare a nocerli alla salute per questo apporto insolito, inconsueto di zucchero in più. Quindi com'è che possiamo fare, se io non voglio utilizzare il fieno croco, il fieno wafer, nei casi in cui appunto ho la presenza di cavalli che hanno problemi respiratori? Beh, la cosa più semplice è quella di bagnare il fieno. Io la rete semplicemente la bagno, e la bagno bene, e poi dopo la do al cavallo. In quella maniera le polveri spariscono quasi tutte durante il lavaggio, comunque quelle che rimangono sono veramente poche. La seconda cosa che posso fare, che è un pochino più costosa ovviamente, è quella di utilizzare dei vaporizzatori. Ce ne sono diversi, di diversi tipi, non ci sono moltissime aziende che li producono, però ce ne sono alcune che producono questi vaporizzatori, no? Che, come potete vedere all'immagine, non sono altro che dei contenitori dove all'interno ci viene buttato del vapore che può contenere delle sostanze chimiche che sono inibitorie delle spore e delle polveri che ci possono essere all'interno del fieno. Ci viene tenuto per tot tempo il fieno dentro, che può essere messo direttamente in ballette oppure con le reti. Dopodiché il fieno viene somministrato ai cavalli, e quella sarebbe l'ottimale. La situazione ottimale è che è un pochino più costoso all'inizio, perché richiede comunque di acquistare queste attrezzature che possono costare anche intorno ai 2000 euro, però poi dopo ci consente di utilizzare un fieno normale che ha un costo, diciamo, abbastanza abbordabile. Altrimenti c'è una soluzione intermedia, che è quello dell'utilizzo di fieni speciali fatti apposta per cavalli che hanno problemi respiratori e che quindi vengono tenuti in contenitori sigillati sottovuoto e non sono completamente essiccati. Sono una via di mezzo tra l'erba verde e il fieno secco, e quindi è privo di polveri, eccetera eccetera, però sono fieni molto costosi, e quindi bisogna chiaramente fare un conto economico e vedere cos'è che ci conviene di più. Quindi queste qui sono un pochino le cose che mi sento di dirvi in base alla mia esperienza. Ovviamente poi dovete sempre confrontarvi con il vostro veterinario, o meglio ancora con il vostro alimentarista, per farvi consigliare nello specifico, perché ricordatevi sempre che ogni situazione è diversa. Non ci sono cavalli uguali e non ci sono situazioni identiche, per cui ciò che magari funziona perfettamente nel mio caso non è detto che funzioni perfettamente nel vostro caso. Dovete prendere questi miei consigli veramente come consigli per esperienza vissuta e per informazioni apprese durante i miei viaggi e durante i confronti che ho avuto modo di avere con persone che hanno molta più esperienza di me. Quindi prendetela come un consiglio, ma poi valutate bene e magari fatevi aiutare a valutare bene, circostanza per circostanza, se ciò che io vi ho detto può andare bene anche per il vostro caso e per il vostro cavallo. La cosa importante è sperimentare in modo da trovare una soluzione adeguata per la vostra situazione e il vostro cavallo. Non smetterò mai di dirlo e di ripeterlo: ogni cavallo
è un mondo a sé e ancora di più ogni situazione è un mondo a sé, per cui una gestione che va bene in un maneggio o a casa di qualcuno di voi non va bene magari da un'altra parte. Una cosa che non dovete mai fare, questo ve lo assicuro che è importante da ricordarsi sempre, è che non è che se io ho avuto 10 cavalli nella mia vita e ho sempre fatto in una maniera e mi è andata sempre bene, vuol dire che quella cosa funziona per tutti. Non conta nulla se io ho agito e mi sono comportato in una certa maniera, come per esempio nel caso dell'alimentazione, su 10 cavalli. Per avere una prova scientifica dovrei averlo fatto su 1000 cavalli, su 2000 cavalli, su 3000 cavalli. 10 cavalli non sono nulla, quindi non è detto che quello che funziona per me nell'arco della mia vita su questi 10 cavalli funzioni anche per voi. Un ultimo aspetto, ricordatevi sempre che, questo ve lo può confermare ogni alimentarista, la prima cosa che dovete ricordarvi è che il cavallo è fatto da due cose fondamentalmente: acqua e fieno. Queste due cose devono essere perfette o almeno avvicinarsi il più possibile alla perfezione. Ottima acqua e ottimo fieno sono la base di una buona alimentazione. Il fieno è fondamentale. Mi raccomando, non spendete centinaia di euro nel mangime e poi somministrate un cattivo fieno. Ricordatevi che il fieno buono non è quello che in Toscana purtroppo viene chiamato pulitura di campo. Il fieno buono è quello seminato, campi puliti e tenuti in ordine. Purtroppo in tantissime situazioni, nella regione toscana è così, salvo ovviamente rare eccezioni, però nella stragrande maggioranza il fieno qui in Toscana viene fatto pulendo i campi lasciati incolti per anni. E quindi cosa succede? Che in quel fieno lì ci troviamo tutti i tipi di erbe, rovi e quant'altro. Quello non è fieno, quello è pulitura di campo e quindi non posso pretendere, anche laddove è stato fatto bene, anche laddove è privo di polveri, non posso pretendere che abbia una buona qualità e un buon coefficiente nutrizionale. Spero che anche questo video vi sia stato d'aiuto e noi ci vediamo la settimana prossima.